Domenica 13 novembre 2011, siamo a Grosseto in piazza Dante di fronte al Duomo. L'Associazione di Idee organizzato attualmente in corso una giornata di sensibilizzazione e di protesta contro l'industria delle pellicce. Abbiamo allestito una mostra fotografica con una postazione video e distribuzione di materiale. Qui siamo sul corso Carducci a Grosseto. È stata una giornata abbastanza proficua fino ad adesso. Stamani abbiamo raccolto persino alcuni inserti che passanti sensibilizzati al tema, al problema, hanno deciso di rimuovere dai loro indumenti per donarceli. Più tardi li utilizzeremo simbolicamente per fare una piccola performance. Questo è il nostro banchino. Associazione di Idee organizza questo tipo di eventi su base mensile. Novembre 2011 ne faremo due, questo è il primo, il prossimo sarà la settimana prossima, domenica prossima. Che non c'è? Sì. È stata una giornata splendida, quindi c'è stato grande interesse da parte della comunità locale nei confronti della nostra iniziativa. Stiamo mostrando una serie di video che abbiamo ottenuto da diverse risorse online. Avviciniamoci. Questi che vediamo in basso sono i tre capi di pelliccia che abbiamo ottenuto dai passanti nella mattinata. Si tratta di un cappuccio e di due inserti di gatto che adornavano gli indumenti di queste persone. Which means at the time she was killed today, she was only about 2 weeks of age. Questa è una piazza che noi ormai tradizionalmente utilizziamo con una frequenza periodica per le nostre iniziative. In passato l'abbiamo utilizzata con le stesse modalità di proposizione, attraverso l'ausilio di un gazebo, video e di mostra fotografica. In questa stanza abbiamo utilizzato una mostra che è abbastanza nota, che illustra modalità di allevamento, prigionia e uccisione di questi animali negli allevamenti, nelle strutture adibite a questo tipo di cose. Stasera stiamo anche raccogliendo delle firme in adesione alla campagna di pressione affinché il governo italiano confermi la propria intenzione, in linea con la direttiva della Comunità Europea, di proibire o comunque limitare in maniera sensibile l'utilizzo di animali nei laboratori dove si testano le componenti che andranno a costituire i prodotti per la cosmesi. Quindi abbiamo approfittato di questa occasione per raccogliere consensi e supporto intorno anche a questa campagna, con una discreta risposta da parte della cittadinanza che sta facendo la fila per firmare. Questo è uno dei video
dei clip più agghiaccianti che proponiamo oggi. È una specie di corso da parte di un uccisore esperto, di reclute, apprendiste su come si uccidono animali negli allevamenti. Questi sono cincillà in stato di coscienza che vengono uccisi attraverso lo spezzamento del collo. Questo individuo è l'esperto killer che sta mostrando all'apprendista come si uccidono gli animali in questo modo. La parte più spaventosa di questo video è costituita dall'apparente inabilità dell'apprendista ad uccidere al primo colpo l'animale, che viene sottoposto ad una agonizzante tortura prima di venire soppresso. In questo altro clip si mostrano gli stessi animali che vengono soppressi attraverso la forma dell'electrocuting, attraverso la corrente elettrica. Quindi possiamo vedere sempre l'uccisore esperto che mostra a colleghi di lavoro quali sono le modalità corrette per ammazzare questo povero animale. Noi speriamo di raccogliere almeno qualche altro inserto in pelliccia per poterne fare un falò più tardi e simbolicamente esprimere il nostro estremo disappunto e orrore alla pratica dell'allevamento e dell'uccisione di animali perpetuato quotidianamente su milioni di animali in tutto il mondo. L'Associazione di Idee è una organizzazione locale qui a Grosseto che si è costituita un anno e mezzo fa e tra le proprie finalità vi è proprio quella di creare coscienza e sensibilità a fronte dello sfruttamento e del dominio specista che razza umana, se di razza si può parlare, imprime al resto della fauna vivente. Siamo un gruppo di una trentina di attivisti, abbastanza motivati. Attraverso lo splendido lavoro di diffusione di materiale, di idee, di modalità operative che Agireore Edizioni è riuscita a mettere in piedi negli ultimi anni, si sono organizzati e si sono dedicati alla pratica appunto della diffusione di questo tipo di temi. Un pubblico che stasera probabilmente era venuto per corso giusto per farsi la passeggiata. Bene, chiudiamo qui, più tardi se facciamo la nostra piccola performance con il falò dei capi che abbiamo raccolto faremo una seconda ripresa.